Cross nasce da una richiesta che mi è stata fatta all'interno della scuola del Teatro Piccolo di Milano, diretta da Carmelo Rifici, dove per la prima volta hanno voluto un saggio per attori completamente con un linguaggio coreografico e senza l'uso della parola. E partendo dagli antichi cori della tragedia greca abbiamo cercato di ritrovare il senso dell'entrata nel Cross, che proprio in greco antico vuol dire il luogo dove si danza, dove gli antichi cori, che erano i cittadini sostanzialmente, prendevano l'azione e diventavano testimoni di fatti di quello che succede nel presente, cominciavano a parlare col pubblico. E poi ho prelevato questo progetto successivamente dalla Scuola del Piccolo e l'ho portato in altri contesti, dove ho cercato di introdurre professionisti che danzano e non professionisti, diventando ogni volta uno spettacolo nuovo, completamente, a seconda del luogo dove veniva fatto. Perché appunto il Cross non è solamente il teatro, ma è l'incontro fra dei veri danzatori e dei non danzatori, dove a mio avviso l'elemento fondamentale è danzare, trovare l'origine di che cos'è la danza, la grammatica del movimento, più che la poetica estetica esatta di che cos'è la danza, ma il motore, il motivo che spinge questi giovani a incontrarsi e a danzare, prendendo il ruolo di essere testimoni dei fatti del presente, quindi come se fossero cittadini qualsiasi che si siedono in platea e si prendono la responsabilità di andare là in mezzo, nel Cross, a ballare come in un rave, a ballare come in una festa, come in un rito. E quindi tutte le domande che sono venute fuori con i ragazzi allora e con i gruppi che varia ogni volta incontro è: chi siamo, cosa vogliamo fare, cos'è per noi la danza, che vuol dire ballare, ma che vuol dire diventare una comunità, una collettività anche, qual era il coro anticamente. E da qui sono partiti 3.000 viaggi. I cori sono gli stormi, gli uccelli, i banchi di pesci, quindi dalla natura alla cultura. E questo è il coro all'interno di Cross, una comunità che si ritrova, combatte, si ama, si odia e decide poi di ballare, anche con grande ironia. Ciao, sono Alessandro, ho 27 anni e mi sono diplomato attore nel 2017 alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, Luca Ronconi. E Alessio è stato uno dei miei maestri, dei miei insegnanti. Ricordo che è stata un'esperienza molto importante per noi attori, eravamo una classe di 28 alunni, ragazzi, e lavorare con il solo corpo, con il movimento, con il corpo che segna nello spazio la parola in qualche modo, è stata un'esperienza che tutti ci portiamo ancora nel cuore ed è stata appunto molto importante, sì. Sono Giulia Mazzarino, sono un'attrice diplomata alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, dove Alessio ha insegnato movimento. E abbiamo fatto insieme Cross con gli allievi del Piccolo Teatro di Milano nel 2017 e adesso con questa ripresa Alessio ha voluto parte di noi nel gruppo della Matrice, così ci chiamiamo. E sicuramente, ovviamente, si chiama Cross, ma è un lavoro corale, quindi necessita tantissimo di ascolto. E devo dire che c'è una ottima energia di intesa tra di noi. Abbiamo trovato una visione comune. Sono Marco Curci, sono un danzatore professionista, faccio parte di una compagnia che si chiama Elena D. In questi giorni, a parte nervosismi, perché ovviamente siamo un po' sotto debutto, quindi ovviamente nervosismi ci sono, però abbiamo formato un gruppo molto bello, molto coeso. Cross parla proprio di una massa, un gruppo, un coro, quindi è giusto che sia così. Alessio ci diceva proprio che abbiamo avuto molto poco tempo per creare veramente un gruppo, eppure ce l'abbiamo fatta, creare un gruppo che si sposta, che si muove e che lavora insieme prima di tutto, a costo di rinunciare al singolo, perché poi tanto in una massa riconosciamo chi sei tu, chi sei tu, chi sei tu, quindi quello c'è sempre, nonostante la massa. Sono Serena Pedrotti, ho 26 anni e sono originaria di qui, di Rovereto. E, ho il mio background è per lo più nella danza urbana. Diciamo che il collante, il ponte che ci ha portati a questo progetto è stato il gruppo di Sharing Training
e che è stato appunto creato da qualche anno che si sta portando avanti qui a Rovereto, in Trentino, che consiste in un gruppo di giovani professionisti, danzatori e attori, ma comunque nelle arti, nel performativo, che si incontrano per condividere delle pratiche. Quindi in occasione di questa cosa qui abbiamo avuto modo di incontrare Alessio e Maria Romano, di fare un'audizione e di essere selezionati per entrare nel team. Il coro e la potenza del coro si adatta rispetto alla situazione, allo spazio in cui si trova. Devo ammetterti che ieri, quando siamo arrivati in questo posto meraviglioso, è stato veramente un colpo al cuore, perché trovarsi qui alla Campana dei Caduti e muoversi e appunto correre, fermarsi, stare, guardare il cielo qua ha una potenza proprio anche per riguardo a quello che Coros tratta, no? L'individuo all'interno della comunità che si scontra, che lotta, che fa la guerra, che si ama, che vive con violenza e con passione la propria vita, il proprio essere parte di uno stormo, di una massa. Ecco, è stato veramente, veramente emozionante. Quando loro girano così, Lorenzo, hai presente il salto? Quando fanno il salto, Schubert intendo, fanno questo. Sul salto tu cominci da là da traversare e ti metti in quella zona lì centrale e inizi la sequenza. La sua sacralità per me è fondamentale, perché in Coros abbiamo cercato sin dall'inizio con i ragazzi di porci la domanda: che cos'è sacro oggi? Che cos'è un rito oggi? Ci appartiene ancora in questa società dove tutto è consumo, dove tutto è lo uso un po' e poi lo butto via, dove invece il rito è proprio qualcosa che riconosco non perché è nuovo, perché lo ritrovo sempre nello stesso modo e mi fa casa in un certo senso, no? Nel bene e nel male che la religione può avere, la ritualità anche di vita, di ritrovare sempre il mio letto, di ritrovare sempre la mia stanza, ti fa sentire a casa in un certo senso e ti fa rendere quel luogo sacro. Sacro nel senso di importante, e anche la spazializzazione, cioè nel senso il fatto che ci sia un cielo, il fatto che ci sia la montagna da quell'altra parte, ha creato a tutti quanti un'idea del proprio corpo molto più grande, che in tutto questo periodo di Covid la propria stanzetta, la propria cameretta, anche danzare, che è una cosa che io ho odiato nelle proprie camere, ti rimpicciolisce, ti rende una proiezione di te limitata a quelle mura, invece qua si sfonda completamente. Quest'idea ci ha regalato spazio interiore e anche possibilità di stare in un luogo realmente sacro. Parte l'accoglienza della città in generale, perché per esempio nei caffè, nei bar, anche quei ragazzi quando abbiamo incontrato, ma chi siete? Allora Oriente Occidente, allora, lo sanno tutti, eccetera, ma poi quando è venuto fuori, ma cosa fate? Facciamo lo spettacolo alla Campana, tutti, la Campana per tutti, ah sì sì, bellissimo, lo sanno, ma soprattutto all'alba è la cosa che più è piaciuta. Infatti abbiamo molti nostri invitati, alla fine sono il signore del bar, la signora del ristorante. Io ho avvertito moltissima partecipazione da parte proprio, che è quello che a volte a me interessa di più, perché la danza spesso siamo noi che ce la andiamo a vedere, invece mi ha fatto piacere sentire che le persone cosiddette normali, che non fanno il nostro mestiere, non sono dentro questo mondo e quindi nella comprensione immediata di questo linguaggio, siano incuriositi del luogo, innanzitutto perché lo conoscono, e dell'orario, e del tempo, di spaccare la propria quotidianità e di venire a vedere una cosa in un momento così particolare della giornata. Essere in questi luoghi, davanti a determinati panorami, immerso nella natura, è sicuramente qualcos'altro rispetto al Coros che è nato a Milano, ad esempio, no? Dove sei immerso in una metropoli, quindi il tuo sguardo forse ha meno spazio, forse è più chiuso. Poterlo fare
qui a Rovereto comunque è fondamentale per me, perché vuol dire poter tornare anche a casa, no? E quindi il valore è grande per questo, perché siamo in tantissimi, mi arricchisce moltissimo, mi rallegra anche moltissimo poter creare veramente delle reti nuove così, così forti. È un lavoro molto sulla rinuncia, soprattutto anche per un attore o per un danzatore, credo, no? Fare un passo indietro rispetto al gruppo. E questo in qualche modo ti segna anche nella vita profondamente, perché ti adatti, no? Cerchi di mantenere la tua personalità, ma a favore di qualcosa di più grande. Ecco. E quindi forse io lavo i piatti e Marta fa la spesa. Beh, in un momento storico come questo, dove le produzioni in generale ti chiedono di costruire più che di creare qualcosa in un tempo produttivo spaventoso per un'idea umana di attesa, di respiro di quello che stai cercando, di ricerca, no? Essendo noi, per me, artisti ricercatori, ci vuole il suo tempo, e il corpo prima di tutto ha il suo tempo. Poi siamo in grado di fare cose in brevissimo tempo, e anche secondo me non tanto male come spesso ci viene detto, però sicuramente non è un giusto naturale tempo. Le residenze ti permettono di avere quella mancanza che il tempo produttivo ti chiede. Le residenze ti permettono di studiare con calma e di prenderti il tempo di sbagliare, che per me è fondamentale, di provare cose che magari non userai mai, ma hai bisogno di attraversarle, di ripercorrere, hai bisogno di provare una cosa che non c'entra proprio niente, ma come nella vita devi incontrare persone sbagliate, devi innamorarti di qualcuno che ti dirà di no per poter poi innamorarti veramente, o soffrire e poi portare quella roba lì dentro. E questa è la residenza artistica, secondo me, quella possibilità che il tempo produttivo dei teatri contemporanei ti ha tolto, ti ha rubato. Oggi, per esempio, lo vedo tanto anche nei miei studenti, sbagliare sembra un peccato mortale, bisogna essere perfetti subito, immediatamente, con un risultato. Per me no, per me non ce la si fa ad avere un risultato. Si può confezionare bene, si impara a confezionare molto bene, ma avere la possibilità di cercare, avere la possibilità di studiare è una realtà che la società di oggi artisticamente deve concedere. Il lavoro che abbiamo fatto a scuola nel 2017 è il primo nucleo di Coross. E ricordo ancora quando siamo entrati in sala con Alessio e Filippo Porri e Zacco Venturini, che hanno curato l'assistenza alla creazione di questo spettacolo, e da lì qualcosa è veramente cambiato nella nostra vita, da quel momento preciso.